Salve, sono Gian Salsa e questo è Apologetica in breve. Nel corso dei secoli, i papi hanno infallibilmente dichiarato che non può esservi salvezza al di fuori di Gesù Cristo e della sua Chiesa Cattolica. Poiché Gesù ci salva attraverso il suo corpo, dobbiamo essere membri di quel corpo per poterci salvare. Cristo non ha di certo acquisito la Chiesa col suo sangue affinché questa divenisse esclusivamente un opzionale. No, chi rifiuta deliberatamente Cristo e la sua Chiesa non può essere salvata. Un simile rifiuto deve essere volontario, tuttavia, pertanto chi ignora in buona fede la necessità di essere cattolico per potersi salvare può pur sempre ottenere la salvezza, secondo la misteriosa provvidenza di nostro Signore, sempre se avrà seguito la legge naturale e se avrà risposto in vita alle grazie di Dio. Dio fornisce infatti a tutti la grazia sufficiente per conoscere la verità e per potersi salvare. Ecco perché non tocca a noi presumere la buona fede di chi è al di fuori della Chiesa Cattolica. Non spetta tantomeno a noi giudicare, perché solo Dio conosce veramente il cuore dell'uomo. Questo non fa altro che evidenziare il grande dovere che abbiamo come cattolici di predicare a tutti la parola del Signore. Ma questo non significa che tutti i cattolici saranno salvati. Se un cattolico non persevera nella grazia fino alla sua morte, anche lui sarà condannato, e più severamente di chi non ha mai potuto conoscere la verità. Sono Gian Salsa per Apologetica in breve.